Laura? Lui è rimasto partigiano Sempre. oltre il nome, All'incirca, dentro, e dentro, non è sì. mai, non ha mai finito la sua guerra, diciamo. Sì, aveva questo spirito battagliero, cioè ha deposto Certo. le armi perché ha dovuto, Però però così è rimasto. le armi meccaniche, ma le armi quelle che aveva dentro di sé, quelle non le ha mai deposte. Gilardi, ha ereditato, tra virgolette, un po' la passione della fotografia anche da sua mamma, un'appassionata raccoglitrice. Quindi andando da bambino, fin da bambino ha avuto per le mani un apparecchio fotografico regalato dai suoi genitori con cui appunto fotografava sia loro stessi, loro due, piuttosto che cugini, parenti, eccetera. Quindi ci sono un po' di immagini su questo tipo. Andò in particolare con la sua famiglia, aveva un rapporto abbastanza controverso e indipendente. Nonostante tutto era abbastanza legato a sua mamma. Sì, questa serie di lui con Sì, i con i suoi suoi. amati cagnolini. Lui ha sempre avuto un cane, anzi, lo accompagnava anche sul lavoro, perché ci sono anche Sì, degli vero. aneddoti di questo cagnolino che si chiamava Ami, biondo, il famoso Anche biondo. L'accompagnava sul lavoro, sì, anche su Meglio Ladro, no? Mi sembra, no, Patrizia? Che tu Sì, forse lo sai di più. che c'è, sì, c'è questo episodio, Aneddoto. aneddoto, quando lui era andato al Museo del Risorgimento di Roma a fotografare dei reperti, tra i quali c'era anche una teca dove era conservata la barba di Garibaldi. Dove era questa teca era molto buio, allora lui per fotografarlo l'ha messo vicino alla finestra, no? Ha aperto la teca per fotografarla meglio. E se non che è arrivata una folata di vento, la barba di Garibaldi è partita, no? Allora lui racconta che in macchina avevano lasciato questo famoso Ami biondo e allora sono andata là con un pezzo di forbice, hanno tagliato un pezzo di pelo di Ami biondo e l'hanno attentamente rimesso lì nella bacheca. Tra l'altro, questa cosa qui la cita anche in una rubrica di fotografia su Vie Sì, infatti lui Nuove. chiude questo articolo, questa rubrica dicendo tra 500 anni, quando faranno l'esame del DNA alla barba di Garibaldi, scopriranno che è un cane, allora penseranno che tutta la mitologia intorno a Garibaldi sia una falsità, no? Che scoprono che Garibaldi in realtà era un cane. A Ando piaceva smontare i miti, sicuro, Giusto. e più che i miti, il culto dei miti. A lui piaceva dissacrare. Dei suoi soggetti preferiti, diciamo, no? L'inizio, Per senz'altro ai primi l'inizio, primi anni, giusto, i anni, giusto. primi, pardon, scusa, i primi Queste foto qua stress. trovavo E beh, bellissime. Ando che gli dicevamo, la metteva in posa, fai così, fai così. Sotto l'hai saltata o No, no? no, questa mi piace Troppo! tantissimo. Pensavo che la volevi non No, spettacolare. spoilerare, troppo bella. Sì. Era una delle foto che tenevano in cucina, adesso anche l'ultima abitazione che hanno avuto, perché le piaceva moltissimo perché diceva sembriamo due divi di Hollywood. Questo Rarissimo che è. ballano. Ah, che ballano! Sì.
Vabbè, anche questo è rarissimo, con la macchina fotografica al collo. Loro avevano proprio una base solida di sì, di affetto e di stima reciproca, come dici tu. Anche sì, hanno lavorato insieme, hanno fondato certo. insieme la fototeca, hanno costruito, diciamo, un diciamo proprio un sistema di lavoro. E questi Gianni Toti erano molto precursori di un certo tipo di visione editoriale, diciamo, di costituzione di un settimanale illustrato, ecco, sì, questo senz'altro. Loro facevano parte, erano l'anima della redazione appunto di lavoro del CGL, il giornale appunto del sindacato fondato da Giuseppe Di Vittorio. Non sono durati tanti anni, un po' per questioni, diciamo, di distribuzione così, ma anche perché appunto comunque avevano un approccio al fotogiornalismo e anche alla scrittura, ai testi, che era un po' avanti anche per, diciamo, come si dice, la sezione culturale del Partito Comunista Italiano. Beh, Gianni Toti è stato un poeta notevole, cioè di questo movimento anche suo, poetronica, no? Proprio decisamente all'avanguardia. Sì, sì. E lui e la sua compagna da Roma erano andati a trovarlo, non so, d'estate, immagino, perché così mezzi biotti. E vabbè, ha fatto questa serie di foto. Vabbè, questa diciamo, sì, è carina, sbarazzina, ma ce ne sono anche certe che giocano con le foglie. Questa è con Luciana, Luciana e Malika, mi sembra che si chiamasse. Che si chiama, perché sono stati anche loro insieme tutta la vita. Adesso c'è la Casa Tottiana, che è a Roma. Era una pittrice naif. Praticamente in questa casa sono raccolti un po' tutti i lavori appunto di Gianni Toti e i suoi, no? Che erano, lui era un artista, diciamo, un poeta, un artista visuale, così, che lavorava molto con la parola, con i testi, così, e lei invece era una pittrice, ecco. Questo ritrovamento è stato fatto proprio a partire un po' da tutte queste immagini che aveva conservato sua mamma. Della famiglia, diciamo, d'origine sono quelle canoniche che si fa, non so, al bambino quando compie l'anno, quando compie 3 anni, alla prima comunione, cioè i nuclei, diciamo, le foto più antiche sono quelle di rito, le foto simbolo che certo. usava poi a conservare in quegli anni, che poi erano gli anni 20, gli anni certo. 20, gli anni 30, gli anni prima della guerra, no? Sono immagini che documentano magari momenti di svago, di vacanza, i giorni di permanenza nella casa dei genitori. La documentazione degli anni 20, degli anni 30 era piuttosto rarefatta e sono un po' dei cimeli. Dopo c'è stata un po' una valanga, ecco, e anche nella conservazione si è perso un po' di ordine. Oltre alla mostra verrà fatto anche un piccolo, diciamo, ricordo cartaceo, quindi ci sarà anche un libricino. Il ricordo sarà, diciamo, mantenuto in queste due forme.